Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video spiego come trovare la seconda katana della dea della marcescenza, quindi la katana di Malenia. Ragazzi, una volta ammazzata Malenia vi darà così una runa e una rimembranza da portare alla tavola rotonda. Riscuotere questo premio grazie a questo potere della rimembranza e otteniamo così la katana. Per ottenerla la seconda volta, ragazzi, bisogna fare un altro viaggio. Quindi io mi avvicino a questa grande tavola e inizio così un altro viaggio. Una volta iniziato questo viaggio, ragazzi, dovete fare proprio tutto un viaggio, quindi tutta quella strada, tutta la storia. Quindi iniziate dalla terra di Sepolcrate, poi avanzate. Poi fate tutto quel casino riguardo al sentiero, trovate i medaglioni per accedere a questa terra. Una volta fatto qua questo castello, ritornate qui al sacro albero e ammazzate di nuovo Malenia. E potete riscuotere un'altra katana. Però, sempre nello stesso viaggio, ragazzi, se siete interessati, ci sono questi mausolei che vi fanno tipo un'altra copia della rimembranza per ottenere l'incantesimo a fianco a quella katana, quindi quell'incantesimo che lei faceva quella mossa del fiore, quindi possiamo farlo pure noi. Quindi io che faccio? Vado su uno di questi mausolei, lo faccio cadere e riscuoto un'altra rimembranza, così ottengo l'altro potere, il potere del guelfiore. Quindi per ottenere la seconda katana bisogna per forza fare un altro viaggio. Ecco, come potete vedere, io riscuoto così quest'altra rimembranza, faccio duplica rimembranza, ritorno lì e mi prendo quell'incantesimo che stava a fianco alla katana. Quindi ragazzi, io spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial. Grazie a tutti per questa visione, lascia like, iscriviti al canale per i prossimi tutorial. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!